Vaticano ha questa piccola filmoteca che conserva circa 8.000 titoli. Si tratta per lo più di materiale che racconta la storia della Chiesa a partire dal 1896 con il filmato di Leone XIII nei Giardini Vaticani. E quella è la prima volta in cui un Papa viene ripreso dalla macchina proprio da presa, quindi è la prima immagine di un Papa su pellicola. Abbiamo questo filmato su San Francesco del 1911 di Guazzoni, che è il primo film realizzato su San Francesco, e abbiamo quest'altra pellicola del 1911 che è L'Inferno, e poi partendo da Leone XIII abbiamo immagini di Benedetto XV, sempre nei Giardini Vaticani, e poi arriviamo a Pio XI e Marconi con le immagini dell'inaugurazione della Radio Vaticana, ma è soprattutto con Pio XII che il materiale aumenta tantissimo. Nel 1942 Pio XII accettò di fare da primo attore in un film cinematografico che racconta la giornata del Papa. E questo è il primo e sembra l'unico esempio ancora di film cinematografico nato per il cinema con un Papa. E quello che è importante all'interno del film è che lui vuole in un certo senso aprire le porte del Vaticano alle popolazioni, vuole dare un po' un messaggio di speranza, far vedere che il Papa c'è, che è vicino a tutti coloro che stanno vivendo il dramma della guerra. Quindi in un certo senso era la maniera di far vedere che il Papa non era una figura chiusa all'interno del Vaticano, ma era una, come possiamo dire, un punto di riferimento per tutti coloro che guardavano a lui come la speranza in un periodo così difficile. La Chiesa è evangelizzazione e se vogliamo anche apertura al mondo, perché la Chiesa cammina a fianco dell'uomo. Per evangelizzare bisogna comunicare. Ed è evidente che è più facile farlo attraverso strumenti che hanno il potere di amplificare la voce della Chiesa, se vogliamo. Allora è chiaro che ogni Papa ha sfruttato gli strumenti che all'epoca aveva a disposizione.